Buona serata, ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione dalla Lombardia di One TV News, che come sempre si apre con una pagina dedicata alla cronaca e in particolare al fatto che Regione Lombardia, in una nota della Direzione Protezione Civile, ha comunicato che sulla base delle previsioni meteorologiche fornite da ARPA Lombardia e dopo un'attenta valutazione della situazione idrologica e idraulica pregressa, sia per ieri che per oggi non ha riscontrato motivi per l'emissione di un'allerta meteo della Protezione Civile regionale per la città di Milano. Il messaggio è stato diramato in risposta all'assessore comunale Meneghino Marco Granelli in merito alle condizioni meteo delle ultime ore. Il centro funzionale di Regione Lombardia, infatti, ha assegnato un codice verde per i rischi idrometeo su tutto il territorio regionale, che non giustifica l'emissione di allerte particolari, pur non escludendo la possibilità di fenomeni locali e imprevedibili come rovesci intensi, grandinate o difficoltà ai sistemi di drenaggio urbano. La rete di monitoraggio è stata comunque attivata e le squadre di sorveglianza locali restano operative per eventuali interventi tempestivi, sia sul capoluogo che negli altri centri, ovviamente, della regione. Vediamo ora le drammatiche immagini che documentano le fasi di un salvataggio operato a Milano dai carabinieri. Un anziano ha scavalcato la balaustra del balcone della sua abitazione al quinto piano di una palazzina con l'intento di gettarsi di sotto e farla finita. Mentre l'uomo era sospeso nel vuoto, i militari l'hanno afferrato per la cintura e salvato in extremis, grazie al provvidenziale supporto di una seconda pattuglia giunta come rinforzo. Vediamo. Avanti 10. Mi vai alla svelta, in via P***o, sei a 300 metri. Soggetto anziano, ce lo segnalano già fuori dalla ringhiera, si vuole buttare dal quinto piano. Scala alfa, quinto piano. Va bene, va bene. L'avete vista? Cercate di accedere perché ci riferiscono che lui è fuori dalla ringhiera, lo stanno trattenendo a fatica. Manda subito macchine, noi non riusciamo più a tenerlo. Dai, veloci quelli che stanno andando lì in via P***o, veloci! Dall'altra parte, 10! Manda subito in forza! Portato dietro, portato dentro, portato dentro. Bene, dai, bene, ragazzi, bravi. Anche gli altri comunque avviciniamoci, diamogli ausilio, dai. Mandami almeno due ambulanti, uno per lui e uno per la moglie. Sempre nel capoluogo lombardo, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne cubano, un peruviano di 25 anni e una sua connazionale di soli 17 anni con l'accusa di furto aggravato in concorso. Ieri sera alle 19:30, transitando in Piazza dell'Ellis, gli agenti hanno notato tre persone che a breve distanza l'una dall'altra continuavano a guardarsi ripetutamente intorno e si scambiavano dei cenni. Seguiti a distanza dai poliziotti, i tre, giunti in via Le Petite, si sono separati e mentre il 27enne è rimasto in strada a fare da palo, gli altri due sono entrati all'interno di una struttura ricettiva per poi uscirvi qualche minuto dopo. I poliziotti, insospettiti dall'accaduto, hanno fermato il terzetto. Il 23enne aveva nascosto sotto la giacca uno zaino con all'interno un computer e uno smartphone appena rubati all'ostello, mentre il 25enne è stato trovato in possesso di un altro cellulare, risultato poi anch'esso provento di furto. Dagli accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che il 23enne, accompagnato dalla ragazza di 17 anni, dopo aver attentamente osservato la clientela, si era avvicinato ad un gruppo di ragazzi seduti al bar della struttura per poi impossessarsi con destrezza e dopo un cenno della complice dello zaino che era poggiato a terra. Gli agenti hanno restituito il maltolto alla vittima, una donna italiana di 30 anni che non si era ancora accorta di essere stata derubata. A Como, invece, tre uomini, rispettivamente di 34, 32 e 26 anni, sono stati sorpresi dalla polizia a truccare l'esame della patente in corso alla motorizzazione civile comasca. Tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per violazione della legge che punisce chiunque, in sede di esami o concorsi, si appropri di lavori o capacità altrui facendo le proprie.
pronta ad intervenire per prestare il primo soccorso a piccoli e grandi animali. È l'ambulanza veterinaria, un importante e fondamentale servizio, sempre più punto di riferimento per il territorio. Ma cos'è e come funziona? Ai microfoni del nostro Alessio Belleri, la presidente e il vicepresidente di Emergency Pets Italia, ovvero EP, ci raccontano le attività messe in campo su tutta la zona. Dove ci troviamo? Ci troviamo su un'ambulanza veterinaria. Ma che cos'è l'ambulanza veterinaria? L'ambulanza veterinaria nasce per dare un supporto alle famiglie con gli animali a quattro zampe in difficoltà. Al momento operiamo solo con animali domestici e speriamo nel breve tempo di operare anche sugli animali randagi. Che tipo di interventi fate? Che tipo di attività fate? Allora, prevalentemente, come per esempio specifichiamo che oggi, visto che abbiamo due divise, stiamo partecipando a un'esercitazione come protezione civile, perché l'ambulanza veterinaria magari possa occorrere anche un cane di utilità, come in questo caso i cani da ricerca che si possono ferire. E diciamo tutto quello che è il pronto soccorso legato, diciamo, al cane o anche al gatto, al coniglio, degli animali domestici che la gente, diciamo, tiene in casa. Di primo soccorso e trasporto presso la prima clinica veterinaria aperta di turno, dove avvisiamo, ci aspettano e via discorrendo. Un servizio importante in questi anni, in questi mesi, vi saranno capitati diversi servizi, quelli magari un po' più particolari con cui vi siete trovati a confrontarvi? Particolari, però ci facciamo anche tante domande, tipo noi facciamo parte della federazione delle ambulanze veterinarie e tante volte ci chiamano per le autostrade, quindi dalle tartarughe investite in autostrada ai gatti che ahimè non si sa se li hanno lanciati o che, quindi la cosa che mi ha fatto un po' più ridere un po' è stato il piccione che è caduto e siamo andati a soccorrere anche il piccione, però noi cerchiamo di recuperare tutto ciò che è possibile. Un servizio che come la sta recependo la popolazione? Ma devo dire che la sta recependo molto bene, in notevole espansione, perché diciamo la gente è molto legata ai propri animali che ormai considera di famiglia. E soprattutto faccio l'esempio magari di una signora anziana che è da sola a casa e ha un cane che pesa 30-40 kg, avrebbe difficoltà lei stessa a portarlo dal veterinario. Quindi è lì soprattutto dove noi interveniamo, diciamo, con questi cani, diciamo, di grossa taglia e di gente. Quindi diciamo che indirettamente l'ambulanza veterinaria aiuta l'animale, ma aiuta anche le persone. La costante evoluzione del settore turistico lo hanno reso un fenomeno globale, foriero di cambiamenti, sfide future, nuove tecnologie, utilizzo dell'intelligenza artificiale. Di questo si è parlato in occasione della seconda edizione degli Stati Generali GIST, gruppo italiano stampa turistica, organizzati in collaborazione con Regione Lombardia, Assessorato al Turismo e con il patrocinio di ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Una stampa di grande competenza che si è riunita ieri in tavoli tematici e ha affrontato come sta cambiando tutta l'evoluzione che all'interno del mondo del turismo noi stiamo vivendo. Quindi tre focus sicuramente importanti. Uno è l'intelligenza artificiale e quindi abbiamo immaginato sicuramente i prossimi anni che la programmazione anche turistica avverrà utilizzando buona parte, diciamo così, di questo strumento, ma non riuscirà chiaramente a sostituire quello che è il lavoro comunque e l'emozione che un giornalista riesce a mettere nel suo pezzo. Il secondo punto è stato sicuramente come sta cambiando il sentiment del turista che si sposta e poi abbiamo anche visto come si sta trasformando la domanda, non solo territorio ma anche accoglienza, esperienza, momenti, cioè oggi abbiamo visto che il territorio è fondamentale, ma riuscire a raccontare l'esperienza che si può fare su quel territorio è poi la carta vincente per far scegliere una località rispetto ad un'altra. Il risultato è stato
le nuove sfide per una programmazione da qui ai prossimi 10 anni. Questi 2 giorni sono stati importantissimi per un confronto proprio non solo tra noi giornalisti, ma con le istituzioni, con gli editori, con quelli che sono i player di un mondo complesso, quale quello del turismo, che deve sicuramente interconnettersi, perché noi giornalisti sicuramente ci occupiamo di informazione e la nostra informazione è molto importante per lo sviluppo dei territori e per la promozione turistica, ma la molteplicità dei mezzi di informazione e la mancanza a volte di qualità dei contenuti ci mette in difficoltà e quindi su questo dobbiamo molto lavorare. Emersa l'esigenza di avere dei corsi deontologici da parte dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti di formazione proprio specifici tenuti da esperti e docenti del settore per avere una preparazione migliore nei confronti della sostenibilità ambientale, economica e sociale. E poi è emersa una grandissima opportunità per tutti noi giornalisti, quella di poter collaborare con l'Associazione dei Geografi e delle Geografe Italiane, la AGEI, della quale fanno parte circa 300 docenti dei vari Atenei nazionali, ai quali ogni giornalista potrà rivolgersi per domande riguardanti la geografia e quindi il settore anche del turismo e dei viaggi. In un video postato su TikTok, il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha annunciato che Alvaro Morata, attaccante spagnolo del Milan, è diventato un nuovo cittadino del comune di 18.000 abitanti della città metropolitana di Milano. Siamo felici di dare il benvenuto ad Alvaro Morata, che ha preso una bellissima casa a Corbetta ed è un nostro nuovo concittadino. Lo aspettiamo in giro per il centro e ai nostri eventi a Corbetta, ha detto il primo cittadino, che sul suo profilo Instagram ha anche postato un'immagine di Morata che tiene in mano la maglia del Milan, ritoccata con il nome Corbetta al posto di quello del fuoriclasse rossonero. Immediata la replica piccata del calciatore, che attraverso i suoi canali social ha voluto lanciare un messaggio al sindaco. Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l'unico tesoro sono i miei figli, la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell'immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini. Naturalmente non si farà mancare un'ulteriore replica da parte del primo cittadino e sicuramente questa vicenda non si concluderà qui. L'innovazione tecnologica e lo sviluppo di competenze all'avanguardia rappresentano strumenti di primaria importanza per permettere ai giovani di affrontare in modo efficace le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Questo è il messaggio principale dell'intervento dell'assessore all'istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, che questa mattina ha partecipato a Brescia all'inaugurazione di Smart Future Brescia 24. Sono 3 giorni interamente dedicati al tema dell'orientamento, che è uno degli aspetti sui quali ci stiamo concentrando, investendo molto proprio per accompagnare ogni singolo ragazzo in un percorso personalizzato che va oltre il mondo della scuola, o meglio che costruisce un ponte sinergico, diretto, flessibile e il più semplice possibile con il mondo del lavoro. Portare qui migliaia di ragazzi vuol dire metterli in contatto diretto con i diversi aspetti del mondo del lavoro. Qui abbiamo portato anche tutta quella parte del dove si crea, dove si produce, quindi il mondo dell'impresa. È uno scambio di informazioni, è un parlarsi, incontrarsi e capire anche qual è il punto di caduta delle proprie idee, delle proprie prospettive future, il coltivare una passione che è fondamentale e conoscere soprattutto anche attraverso tutta la parte dell'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, la realtà aumentata, lo abbiamo visto in giro per i diversi padiglioni, quanto tutto questo aspetto tecnologico ha cambiato in modo molto veloce e continuo il mondo del lavoro. E quindi il nostro obiettivo è quello di portare qui più ragazzi possibili per orientarli anche su quelle che saranno le prossime professioni, che magari ancora oggi non emergono così con forza, ma che tra qualche anno saranno determinanti e quindi competenze fondamentali per far sì che le nostre aziende siano sempre più competitive in un mercato del lavoro che è sempre più difficile.
Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi. Questa sera, come ogni giovedì, torna l'appuntamento alle 21 con Speciale One TV. Priviano Manduzzo, Gemma Altocco e tutti i loro collaboratori si sposteranno sul territorio per farci vivere tutte le emozioni dal di dentro. Domani sera invece parte la nuova stagione di Parole in Musica. Vediamo. Ciao a tutti, siamo Fabio Villa e Francesca Boragno. Vogliamo ricordarvi che venerdì sera a partire dalle 21.30 parte la nuova stagione di Parole in Musica. Cosa combiniamo in questi... Ne combiniamo di tutti i colori, quindi seguiteci. Assolutamente. E gli autori a chilometro zero, i nomi nuovi della musica italiana, i grandi personaggi che ci verranno a trovare nei nostri studi e nel nuovo set che abbiamo preparato per voi. Quindi vi aspettiamo venerdì su One TV, canale 79 del Digitale Terrestre, con Parole in Musica, ricordandovi quello che è il nostro mantra, ovvero sia parole in musica uguale cultura al quadrato. Grazie. Non mi resta che augurarvi buona serata e darvi l'appuntamento a domani sera, sempre alla stessa ora e sempre sul canale 79 della Digitale Terrestre. Buon proseguimento su One TV.